Buonasera a tutti, ci siamo anche questa sera come di consueto a inizio il programma sportivo dalla sede del Matera Club Saverio Columella. Ci siamo, un rotocalcolo sportivo per quanto riguarda la Lega Pro Girone C. Questa sera con me siamo in due, questa sera con me come ospite ringrazio sempre Daniele. Buonasera. Ciao Daniele. Meno male che ci sei tu, perché qua abbiamo tanti ospiti, maggiormente il lunedì, chissà perché. Il venerdì siamo sempre in due o in tre, comunque. L'importante è che diamo le notizie, che parliamo appunto della Lega Pro e della Matera. Saluto gli sponsor, Planet Win 365, Centro Scommesse, Bar Via Dante 47 a Matera, Vino e Dintorni, Enoteca Via Ridola 32 a Matera, Soft Creation, Via della Scienza 28, zona Pipe a Matera, FD di Lecce Gioielli, Via 20 Settembre a Matera. Bene, iniziamo subito per quanto riguarda il calcio parliamo naturalmente della Matera, caro Daniele. Domenica alle ore 16, la 17esima giornata del campionato, va di scena al 21 settembre la gara Matera-Ischia. L'Ischia appunto che ha cambiato anche il mister da un paio di domeniche, mister Maurizi che ha sostituito Porta sulla panchina dell'Ischia e ha conquistato solamente 4 punti. Il cambio di panchina non è bastato a far risollevare gli isolani dalle sabbie mobili della classifica. Quindi? Sì, l'Ischia, sicuramente l'Ischia è una piazza delusa perché di certo era una società che puntava a una salvezza più tranquilla, mentre è costretta a navigare nei bassi fondi della classifica. Ha cambiato da poche domeniche il mister che è subentrato a Porta, mister Maurizi, dopo che i tifosi avevano manifestato più volte la loro rabbia nei confronti appunto del gioco non bello, a causa anche dei pochi risultati giunti, dei pochi risultati a favore della squadra isolana. Ma a volte, caro Daniele, io penso che i risultati vengono a meno quando non hai davvero la squadra, perché se vuoi la salvezza tranquilla devi anche avere fatto durante la campagna acquisti una buona squadra. Anche si rischia... non ha preso elementi di grande spessore, ha comunque costruito una squadra per poter competere in questo campionato, ma appunto i risultati... Ha dato molto spazio ai giovani, perché sì, parecchi giovani nell'Ischia. Sì, anche a causa di diversi problemi societari nel corso dell'estate, quindi che hanno, anche nei primi mesi di campionato, che hanno afflitto la società campana. Mentre per quanto riguarda il Matera, caro Daniele, siamo convintissimi che ci sarà subito da riscattarsi dalla non vittoria a 5 minuti dal termine a Benevento, anche se abbiamo ribadito lunedì che il pareggio lo potevamo sottoscrivere prima della gara, ecco, però come l'andamento della gara poi ha visto che il Matera all'86esimo conduceva per 3-1 allo stadio di Benevento, e quindi però penso che hanno assorbito insomma questo piccolo amaro in bocca, insomma, perché assaporare una bella vittoria a Benevento era ancora un auspicio per poter fare ancora meglio. Sì, nonostante è arrivato comunque un pareggio, un risultato buono. Però certo rimane, c'è un forte rammarico per come è giunto il pareggio, perché trovarsi a vincere 3-1 a meno di 10 minuti dalla fine e poi subire appunto due gol negli ultimi minuti, diciamo, è brutto, perché avevi una partita tra le mani e la perdi negli ultimi momenti. Questo però potrà essere una spinta in più sicuramente per vincere, per provare a vincere la partita di domenica, che
sulla carta non è un impegno proibitivo, però sappiamo che anche specie queste partite sono a rischio per quanto riguarda l'umore dei ragazzi, perché possono anche sottovalutare questo. Abbiamo avuto la prova contro il Cosenza e quindi bisogna stare con i piedi per terra e quindi giocare sempre come sa giocare la squadra di mister Auteri e i ragazzi. Domenica ritorna titolare Mucciardi dopo aver scontato la squalifica di una giornata, e quindi la mancanza di Mucciardi si vede, insomma. Sì, si è vista, però possiamo dire che guadagniamo Mucciante e perdiamo De Franco in seguito all'espulsione d'Aiello. In seguito all'espulsione Si fa somma di ammunizioni, quindi mancherà D'Aiello. E quindi allora si aspetta, anche perché visto anche il meteo, quindi sarà una bella domenica, una bella giornata di sole domenica alle ore 16, quindi si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, perché come abbiamo detto poche settimane fa abbiamo degli incontri dopo quello di Benevento, appunto abbiamo tre gare che possiamo dire poi al termine del girone di andata dire la nostra, perché abbiamo Ischia in casa, poi andiamo a giocare l'ultima di questo anno a Melfi il 21 e poi si ritorna il 6 gennaio con l'ultima giornata con l'Aversa Normanna, quindi chiude il campionato di andata della Lega Pro Girone C. E quindi in queste tre partite quindi possiamo ancora dire la nostra per quanto riguarda i playoff. Sì, sono partite alla portata del Matera, anche se quella di Melfi forse è forse la più complicata, perché insidiosa. Più insidiosa, perché si va a giocare in un campo ostico e il Melfi nelle ultime giornate, specialmente in casa, sta conseguendo ottimi risultati. Vedi la vittoria con la Lupa Roma per... Sì, si è ripresa da quando ha vinto in casa, anzi ha pareggiato in casa, se non ho errato, con il Benevento, dopo che era sotto di 2-0 è riuscito a pareggiarla per la gara e poi ha vinto tre gare casalinghe, quindi sì. Però ecco, diciamo che adesso pensiamo alla gara di domenica e quindi sapremo dare poi il giudizio lunedì prossimo e pensare alla trasferta per chiudere l'anno di Melfi quando riguarda l'altra domenica. Bene, veniamo al quadro completo per quanto riguarda la 17ª giornata del campionato di Lega Pro Girone C. Apre questa sera la gara Messina-Benevento alle ore 20:45, arbitrerà l'incontro Guccini di Albano Laziale. Poi domani aprirà Casertana-Vigor Lamezia alle 14:30, l'arbitro è Perotti di Legano. Poi sempre sabato alle ore 15 Regina Foggia Frontera di Bologna, alle ore 16 Barletta Salernitana Rossi di Rovigo, alle 17 Lecce Martina Amoroso di Paola. Domenica aprirà il campionato appunto di domenica Paganese Catanzaro alle ore 12:30, sarà arbitrato dal signor Martinelli di Roma 2, alle 14:30 Lupa Roma Savoia Guarino di Caltanissetta, 14:30 Cosenza Aversa Dionigi di L'Aquila, alle ore 16 come dicevamo Matera Ischia Resia di Bassano del Grappa, chiuderà alle ore 18 la gara Juve Stabia Melfi, il signor Amabile di Vicenza sarà il direttore di gara. Vi ricordo anche la classifica della 17ª giornata: Salernitana 37 punti, Benevento 33, Juve Stabia 31, Foggia 28, Casertana 27, Matera 26, Paganese Vigor Lamezia 22, Lupa Roma 21, Melfi 19, Cosenza Messina e Barletta 16, Martina 14, Savoia 12, Ischia 11, Aversa Normanna 7, chiude la classifica la Regina con 6 punti. Da ricordare anche la Regina ha meno 4 in classifica, come ha meno 1 in classifica il Foggia. Bene, allora
Aspettiamo la vittoria di domenica, tu fai sempre il pronostico, quindi avevi detto a Benevento la X, quindi per domenica invece vedi un bell'uno. Sì, una vittoria, e mi immagino anche, mi auguro anche una prestazione convincente del Matera. Sì, ormai tanto adesso si è sbloccato anche ancora di più il L'attacco. bomber Toni Letizia, quindi insieme quindi possiamo dire la nostra, quindi allora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e mi raccomando, accorrete domenica tutti allo stadio 21 settembre alle ore 16 per la gara Matera-Ischia. Bene, ringrazio gli sponsor Planet Win 365, Centro Scommesse, Bar Via Dante a Matera, Vino e Dintorni, Enoteca Via Ridola 32 a Matera, Soft Creation Via della Scienza 28, Zona Pipe a Matera, FD di Lecce Gioielli, Via 20 settembre a Matera. Ringrazio il cameraman Aldo, ringrazio anche coloro che sono qui nello studio a seguire questa trasmissione, appunto dalla sede del Matera Club Saverio Columella. Un saluto va anche al presidente che stasera non è qui in studio del club, Michele Cinnella. Un saluto a tutti voi che siete stati all'ascolto e una risentirci, un arrivederci a lunedì prossimo per analizzare le gare della 17ª giornata e appunto la gara di Matera Ischia. Grazie a tutti, buona serata a tutti.